Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da una carinissima e bravissima interprete. È con noi Serena De Bari. Ciao Serena. Ciao, saluto tutti gli amici ascoltatori, sono felicissima di essere qui con voi. Oh, piacere tutto nostro. Senti, tu sei in promozione con un brano molto, molto, molto carino. Dici il titolo e parlacene un po', dai. Allora, il mio nuovo singolo si intitola Pina Colada, è un brano molto estivo, fresco, soprattutto Vero. per... Io dico sempre, è un brano perfetto per l'ascolto, quando sei in macchina, quando vuoi viaggiare per tante ore, è il brano perfetto, ma soprattutto anche prendere un aperitivo con gli amici, insomma, è un brano molto bello, secondo me. Io ovviamente non posso dire che è bello perché altrimenti sarei di parte, però va ascoltato, come dico sempre. E sono in Vero. promozione con questo nuovo singolo. Un brano completamente diverso da quello che comunque è il mio stile e il mio modo di essere, però speriamo che vada tutto per il meglio. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Fra l'altro è un video anche molto carino, molto accattivante, te lo voglio dire, anche molto ruffiano, si guarda molto volentieri. Sì, è ruffiano perché è stato girato soprattutto nella mia terra, Polignano a Mare, in Puglia, quindi non per fare propaganda, però la Puglia va visitata perché è tutta bella. Bellissimo. Sì, sono felicissima perché è una location che permette dal brano la cornice perfetta. E inoltre sono felice perché comunque il nuovo singolo è stato riportato giorni fa durante il TG di Studio Aperto, Vero, sempre vero. E io ti ho qui guardato, ti ho guardato. Sei stata molto Vedi? Mi hai simpatica. beccata, quindi. Senti, come ti sei avvicinata alla musica? Beh, sicuramente da bambina, inconsciamente, perché da bambini si è sempre un po' impulsivi, si vive la musica in un modo completamente diverso, perché comunque crescendo raggiungi delle consapevolezze che comunque ti permettono di vedere il mondo in un modo completamente diverso, come appunto dicevo. Quindi mi sono avvicinata alla musica, andavo in parrocchia, frequentavo quel contesto lì e quindi ridendo e scherzando ho iniziato a canticchiare delle canzoni che in quel periodo erano le nostre serie TV di quel tempo, del 2008-2009, e quindi ho iniziato a cantare così e poi ho scoperto tante persone, il mio attuale produttore e manager Luca Venturi, che mi ha aiutata e mi ha fatto, diciamo, crescere sotto l'aspetto artistico, ma soprattutto abbiamo costruito un bellissimo percorso artistico che ad oggi sono molto molto fiera. Vero, vero, vero. Senti, cosa ti aspetti te dai social? Essendo giovane, ti aspetti che i social ti coinvolgano sempre di più? Sì, i social sono una parentesi bella che alcune volte viene utilizzata in modo positivo, tante altre Vero. volte viene utilizzata in modo negativo. Ti parlo di questo perché io tanti anni fa ho frequentato, sono stata nella scuola di amici, no? Sì. Quindi ho avuto un approccio social non molto bello, sono sincera, perché comunque sono stata molto attaccata quando sono entrata. Quindi il mio consiglio, quello che do a tutti i ragazzi della mia età, ma soprattutto anche le persone mature, le persone che hanno famiglia, hanno figli, perché molte volte non sono solo i giovani che attaccano, ma sono anche le persone grandi. Quindi prima di scrivere un commento, prima di poter dire di sentirsi superiori, bisogna sempre guardarsi, bisogna sempre fare un viaggio introspettivo per poter giudicare. O al massimo, se comunque un brano, un artista non piace, perché quello è un fattore prevalentemente soggettivo, Certo. bisogna sempre esprimere il proprio parere con educazione e bisogna sempre cercare di non ferire nessuno, perché noi Vero. artisti che comunque lavoriamo tanti anni per raggiungere i nostri obiettivi, non è bello cercare di, diciamo, demolire un artista, ma qualsiasi cosa in realtà, perché tutti noi ci facciamo tanto di lato B per raggiungere i nostri scopi nella vita e non è una persona X che chissà che cosa fa nella vita a demolirci, ecco. Vero, ma Però in c'è da dire effetti. che negli anni ho trovato anche i social molto molto utili, soprattutto per promuovere la mia musica, ma soprattutto anche per, come dire, io ho una family che la chiamo la Family Goals perché sono Oh. bionda, come potete vedere.
Quindi sinceramente sono contenta di continuare questo percorso con questa grande famiglia e di, come di aggiornarli su tutto quello che comunque sono le mie novità e news inerenti sia alla mia vita privata ma anche al mondo artistico, ecco. Assolutamente sì, Serena De Bari, con i social devi avere sempre, sempre più visibilità e sempre cose belle e positive. Senti, Assolutamente sì. ma io la penso così, sei bravissima, sei carinissima, quindi i social devono portare assolutamente bene. Senti Serena, Sì. ti dico grazie mille, eh? A Grazie a questo voi. Eh punto non ci rimane che vedere questo bel video. sì. Ciao! Ciao. Sogno un mare di persone, una notte che mi porti via. Partire senza una meta, tanto so che arriverò da te. Mi manca la sensazione di perdere il fiato e ridere. E le cose arriva al mare, il tramonto è fermo e guarda noi. Chiudere gli occhi per volare via. Nella mia testa un'isola deserta, vorrei rivivere quella magia di non sapere che cosa mi aspetta. E non importa quanto ci metterò, ero da sola, c'era solo la musica, ma almeno stavolta io mi divertirò e torneremo a ballare e a fare l'amore per tutta la notte. Portami con te e ce ne andiamo a bere. Ci travolgerà come in autostrada. Tu intanto prendi una pigna colata. Ti troverò il mio risveglio, sdraiato di fianco a me. Dimmi cosa c'è di meglio, il resto verrà da sé. Il vento che un altro colore profuma d'estate, ci avvicina al sole. E quando ti avvicini a me temperatura sale come all'equatore. E poi cominciamo a ballare come se fosse normale, e gli altri ci guardano male. E non importa se poi ti perderò, ero da sola, c'era solo la musica, ma almeno stavolta io mi divertirò e torneremo a ballare e a fare l'amore per tutta la notte. Portami con te e ce ne andiamo. Ci travolgerà come in autostrada. Tu intanto prendi una pigna colata. Portami con te e ce ne andiamo a bere. Danzeremo insieme fino all'alba. La musica ci basta, vuoi vedere? E dimmi dove sta la felicità. Ci travolgerà come in autostrada. Tu intanto prendi una pina colada.